Torna il consueto appuntamento casentinese di fine estate con la battitura Bibbiano, frazione del comune di Capolona, un'iniziativa che come ogni anno richiama generazioni diverse unite per un giorno dalle tradizioni del nostro territorio. Al lavoro fianco a fianco giovani e meno giovani al seguito dell'ormai storico Landini per il raccolto annuale del grano. Oggi abbiamo la battitura, abbiamo un sacco di ragazzi che stanno lavorando. E questo è importante perché ci siano così tanti giovani. Una macchina che negli anni 50-40 batteva il grano dei campi e lo portava nell'aia, dove era appunto la festa che oggi è diventata paesana, ma allora era la festa per ogni famiglia perché arrivava il grano in casa, la farina e quindi il mangiare per l'inverno. Landini, trattore a testa calda, Praticamente c'è un cignone che fa girare tutto il meccanismo della trebbia, in questo caso è un Orsi. Qui abbiamo il gruppo giovani di Bibbiano o Capolona che praticamente buttano le manne di grano su nell'imboccatore, lì viene presa la manna, viene tritata e il grano scende giù. Passa attraverso un vaglio, viene vagliato, c'è il ventilatore che butta fuori praticamente la lolla. E più davanti, dalla bocca, esce proprio la paglia che va nella scala, che si vede, la scala butta giù o fa il pagliaio oppure c'è la macchina che fa le presse. E di dietro, come si vede, si fa la raccolta del grano. Esce tre tipi di chicchi, quello migliore fino a quello più di scarto. La giornata non poteva che concludersi con il tradizionale pranzo della battitura, momento di condivisione che storicamente ha sempre caratterizzato il giorno più caldo e faticoso di tutta l'estate, ma anche il più atteso.